Salve, buonasera a tutti. Inizio di ottava, indeciso rialzo per l'azionario europeo. Il DAX che chiude a più 1,56%, IBEX più 1,97%, Parigi 1,49%, Londra 2,08%, che riesce a raggiungere la migliore performance di inizio della settimana, e Piazza Affari che anch'essa si porta al di sopra l'1% e precisamente a 1,59%. Per quanto riguarda le news che sono state rilasciate nella giornata odierna, per quanto riguarda l'indice della fiducia degli investitori dell'Eurozona, indice Sentix, che si è attestato a luglio a meno 18,2 punti contro i meno 24 punti del mese di giugno. Si tratta del terzo mese consecutivo di miglioramento dopo che ad aprile la fiducia era precipitata a meno 42,9 punti. Il dato è tuttavia inferiore alle prospettive del mercato, che si attendevano un dato pari a meno 10,4%. Sempre dalla zona euro, rimbalzo maggiore del previsto per le vendite al dettaglio a maggio, mese in cui le misure di confinamento sono state tolte in diversi paesi della zona euro, hanno segnato un balzo del 17,8% rispetto al mese prima, facendo meglio del 15% atteso dagli analisti. Nei 2 mesi precedenti, quindi ad aprile e marzo, in cui era scattato il lockdown, le vendite al dettaglio erano scese rispettivamente del 121% e dell'11,1%. L'attività invece terziaria negli Stati Uniti migliora del previsto a giugno, grazie all'allentamento delle misure di confinamento. La lettura finale dell'indice PMI dei servizi elaborato da Markit si è attestata a giugno al 47,9 punti, significativo aumento rispetto a meno 37,5 del mese di maggio e al di sopra della lettura preliminare di 46,7. Il dato indica un forte rimbalzo dal livello più basso visto ad aprile, il culmine della pandemia, con gli indicatori di produzione, domanda, esportazioni e occupazione che mostrano guadagni rapidi. Mentre invece, sempre dagli Stati Uniti, l'indice ISM non manifatturiero si è attestato a giugno a meno 57,1 punti, rimbalzando dai recenti cali legati al Covid e battendo le attese degli analisti, ferme a 50,1 punti. A maggio l'indice dell'area quota ad 45,4 punti. Domani, martedì 7 luglio, alle ore 6:30, abbiamo dall'Australia il meeting della Banca Centrale Australiana con i tassi di interesse, poi alle ore 8 la produzione industriale della Germania del mese di maggio e poi passiamo direttamente ai 2 news del calendario macroeconomico previsto durante il pomeriggio. Alle ore 16 i nuovi lavori JOLTS di maggio dagli Stati Uniti ed sempre allo stesso orario dal Canada, indice eBay dei direttori degli acquisti. Bene, ora analizziamo gli scenari più importanti, partendo da euro-dollaro che parte con una settimana. Ovviamente bisogna andare a vedere che cosa succede sopra al test di 1,13, dopo che per ben 5 sedute di fila, 5 settimane di fila, abbiamo assistito ad 5 false rotture consecutive di 1,13, ovvero il prezzo ha tentato di portarsi sopra 1,13 ma senza nessun successo. Stessa situazione si può verificare anche nella sessione odierna, dove in questo momento stiamo appena a qualche punto al di sopra 1,13, vicino alla zona rosa. La rottura ovviamente del 1,11 a 60 potrebbe dare atto a qualche movimento ribassista nelle prossime giornate. Dollaro-yen invece ha una situazione interessante, siamo sempre in un'area tra il, vedete, tra il
107-446, anche se siamo sopra 106-60, però in H4 abbiamo un pullback, quindi un ritorno al di sotto il pivot settimanale, al di sotto il livello annuale 107-479, la rottura di questa zona di minimo, sotto questo minimo potrebbe partire una movimentazione ribassista di, ovviamente in ottica intraday, il che potrebbe arrivare su questa zona di minimo. Per quanto riguarda invece il cable sembra ancora destinato a dare qualche movimentazione sell. Siamo in un test anche qua più mensile, questa volta che fa da sparring partner a 1,2486, 1,2485. Abbiamo una situazione di doppio massimo da questa zona, quindi la breakout al di sotto il pivot mensile nelle prossime candele potrebbe dar vita, potrebbe confermare il movimento ribassista in atto. Per quanto riguarda invece due operazioni di lungo termine, andiamo a vedere sterlina dollaro, sempre per quanto riguarda lo scenario in cui è protagonista la sterlina, siamo sempre nella zona di acquisto, zona di possibile ripartenza long, in area al di sotto il 61,8, qua abbiamo un 61,8, zona interessante dove il prezzo già la scorse le ultime 2 settimane, già dato segnali di una ripartenza long, appoggiandosi appunto sul lato inferiore di questo canale. Più interessante invece la situazione su sterlina dollaro della Nuova Zelanda, dove già nelle prossime giornate, già a partire da domani, potrebbe dare ulteriori segnali long con le quotazioni che proprio in questa settimana sono andate a ritestare la trend line di lungo termine, iniziata proprio dai test del mese di agosto del 2016. Anche qua siamo a 3,50-61,8 e questa è una zona molto interessante per una ripartenza rialzista. Gold, il gold invece, andiamo a vedere un po' la situazione su gold. Stamattina abbiamo dato un ottimo riscontro, un'ottima analisi, abbiamo fatto un'analisi di approfondimento su gold, siamo su massimi storici, un buy al breakout 1802, ci spostiamo sul giornaliero. Quindi in questo momento, vedete, stiamo al test di questo livello annuale 1785,412, quindi attendiamo anche su H4, quindi questa è una zona molto un po' particolare, come abbiamo visto anche sul mensile, al di sopra questa zona, quindi sopra esattamente al massimo, vedete, 1802, potrebbe partire una movimentazione al rialzo. Se andiamo a vedere dove l'area dove in passato, vedete l'ultimo swing, l'ultimo massimo, quindi ultima shadow, esattamente quella del 2011, quindi esattamente sui 1800 e qualcosa. Quindi aspettiamo una conferma per possibili opportunità long, mentre invece abbiamo il crude. Andiamo a vedere anche la situazione sul crude. Allora, sul crude abbiamo chiuso l'operazione di vendita a 35 punti. Le quotazioni che sono rimaste al di sotto questa zona, al 41,034, il livello annuale, già attestato in quest'area, quindi un doppio massimo. Da qua potrebbe continuare a movimentarsi sell fino a poter raggiungere l'intersezione tra il pivot settimanale a 39,28, nuovo pivot settimanale, e questa trend line. Ovviamente la rottura di questa trend line, magari anche un pullback, potrebbe dare atto a qualche movimentazione ribassista interessante. Unica invece operazione che abbiamo a mercato per quanto riguarda il Dow Jones, gli indici, siamo sul Dow Jones, molto vicino al prezzo di ingresso a mercato. Andiamo a vedere un po' la situazione. Ecco, proprio in questo momento, vedete, ho fissato un target a pochi punti sopra al test del pivot. Andiamo a vedere un po' la situazione, quindi test del pivot mensile a 25.991, target in area 26.000.
Niente, vedete come il prezzo è andato a riprendersi questa zona rosa, da dove potrebbe partire una nuova movimentazione al ribasso. Oggi giornata proficua per quanto riguarda gli indici. Abbiamo questa è la quinta operazione, abbiamo, no, scusatemi, quattro operazioni, la prima 40 punti, la seconda chiusa a prezzo di ingresso al mercato, la terza 90 punti e questa qui siamo intorno al prezzo di ingresso al mercato. Bene, per oggi è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiorniamo domani mattina con la seconda diretta live della settimana alle ore 8:30. Buona serata a tutti.